Nasce a studiare informatica e vi ricordo sempre che l'informatica è una scienza. Per noi i computer sono come per un fisico può essere un termometro, sono strumenti dove applichiamo la nostra capacità di risolvere problemi, e quello che è un informatico è una persona che è in grado di trovare soluzioni furbe a problemi. Poi di solito la applichiamo al computer, ma non è il nostro, non è l'unico modo di applicare l'informatica. Queste belle macchine hanno una loro funzionalità fisica molto scomoda da utilizzare. Se noi provassimo a vedere che cos'è il puro hardware, torniamo indietro a quando per fare dei calcoli occorreva spostare delle levette e cambiare il voltaggio, cambiare, dare tensione, togliere tensione a fili di un circuito. Certo che navigare sul web spostando interruttore sarebbe piuttosto scomodo. È per questo che dobbiamo creare dei livelli di astrazione. Io penso, spero, che questa idea dei livelli di astrazione che sia già nota. È un meccanismo che usiamo sempre noi informatici quando ci troviamo davanti a problemi troppo complessi da essere affrontati tutti insieme. Pensate, proprio dal livello circuitale che avete visto l'anno scorso e che adesso vi passeremo, pensate a arrivare alla trasmissione di dati via rete, alla interpretazione di quello che arriva tramite protocolli di rete, alla visualizzazione, alla grafica. Quel enorme materasso di software che sta nel mezzo, se dovesse essere un unico mega programmone, sarebbe ingestibile da chiunque. E quindi l'idea che si applica in tantissimi campi è quella di creare strati. Strati dove ogni strato parla un linguaggio verso lo strato inferiore, è in grado di colloquiare con un linguaggio verso lo strato superiore e fa una trasformazione. Quindi ogni strato astrae sempre di più quello che è la realtà sottostante e lo rende più usabile, più utile, più programmabile, più portabile, perché sono tutte parole chiave che si applicano a questa idea di strato. Ok? Quindi, che cos'è il sistema operativo? Lo vedremo in tanti aspetti, ma pensatelo come lo strato più basso, quello che sta ai confini tra software e hardware. E proprio perché sta ai confini tra software e hardware, il sistema operativo è in quella parte, quello che è software che al momento dell'attivazione di qualsiasi dispositivo deve partire, perché su di esso, sui suoi servizi, funzionano tutti gli altri programmi in uso. Ok? Quindi, in quest'ottica astrati, questo è il sistema operativo. Attenzione che il sistema operativo ha tante diverse accezioni. Cioè, alcuni chiamano sistema operativo un complesso di programmi, utilità. Il sistema operativo, quello vero, è quello che normalmente viene chiamato kernel, cioè quel programma che parte quando si accende la macchina. Poi, per essere usabile, ci sono tanti bei programmi di corredo, ma non è che quello sia il sistema operativo. Quello sono programmi che vengono dati insieme perché vanno di corretto, come comprate la macchina e danno i tappetini sono l'auto, ok?
questa introduzione. Ah, tanto per dire gli strati. Intanto mi ricordo. Ops. Perché il tuo Mike l'ho fatto bene? Allora, vi ricordo che l'anno scorso mi ha insegnato che cos'è l'hardware e che cos'è il software, e ho dimostrato che cos'è l'hardware. Ve lo ricordate? Me l'ha detto lei? L'hardware è l'insieme delle componenti fisiche che compongono la struttura, che non me l'ha insegnato così l'anno scorso. Qualcuno si ricorda esattamente cosa disse l'anno scorso, non la battuta che si riconosce quando non funziona l'hardware, si prende a casa proprio il software, si può solo imprecare. Quella è la battuta. Ma realmente, che cos'è l'hardware e che cos'è il software? Qualcuno se lo ricorda l'anno scorso? Vertica individuabile per i capelli, me lo dice lei? Lei c'era l'anno scorso? Non se lo ricorda? Devo aver visto? Eccolo, lei se lo ricorda? Lo posso toccare, il software no. Questa è una visione, diciamo, quasi carnale dell'acqua. Di che cosa ha fatto l'acqua? Circuiti. Atomi. Componenti fisici. Quella è la differenza. L'acqua è fatto di atomi. Il software è fatto di conoscenza. Ok? Quindi vi ho, ve l'avevo riportata addirittura alla filosofia classica, spirito contro materia. Ricordate, perché sembrano battute, ma non lo sono. Avremo modo di discutere anche di come questo ha cambiato la vita oggi, che i legislatori non hanno capito che cos'è lo spirito e che cos'è la materia, continuano a legiferare sullo spirito pensando che sia materia, facendo danni enormi quasi alla materia. Allora, come vedete, intanto vi dico questo, io sto prendendo la lezione da un sito web, ma è una cosa, oh sì, è una cosa che faccio tutti gli anni, è un servizio best effort, ma quello che sto dicendo in questo momento è streaming su rete, quindi se qualcuno un giorno non ce la fa in lezione, per le emergenze, gli studenti, i lavoratori, qualcuno vuole registrare la lezione, basta che punti uno strumento di registrazione all'ora della lezione e l'audio arriva. E c'è un meccanismo per cui quando io cambio, c'è una pagina web, se siete su quella pagina web, quando io cambio la pagina web sul mio browser in aula, cambia anche la voce a casa. Volendo avrei anche la webcam, ma visto che sulla macchina dovrei scomparire ogni tanto la mia faccia, non è importante la mia faccia. Allora, vediamo se funziona, soprattutto perché qui è un po' più problematico essendo il wifi. Contenuto del corso è informazione analitica, quindi la prima lezione la usiamo per mettersi d'accordo, alla faccia nessuno, mettersi d'accordo su di che cosa parliamo, come è fatto il corso. Abbiamo due parti, una parte teorica e una parte di laboratorio. La parte teorica vi spiega come sono fatti, quali sono i concetti che stanno alla base della costruzione dei sistemi operativi. Naturalmente parliamo di tanti aspetti dei sistemi operativi, compresa anche la costruzione dei sistemi operativi. Uno si può domandare che cosa serve oggi imparare in Italia come si costruiscono i sistemi operativi, perché qualcuno potrebbe pensare che i sistemi operativi vengono costruiti da tutt'altra parte del mondo e quindi siano pensare che queste cognizioni, questa conoscenza sia inutile nel mercato del lavoro, e qui sbagliato fortemente. A parte che non è vero, ci sono molto sviluppo dei sistemi operativi anche in Italia, perché i sistemi operativi sono dappertutto. Ho un'azienda che cerca persone per fare il sistema operativo dei pannelli delle lavatrici industriali. E lì ci vuole
bisogna customizzare, scrivere dei device driver per questo sistema operativo. Ne ho un'altra che fa i terminali, terminali per il lettore di codice base e così via. Poi i miei più bravi scrivono la memoria virtuale di Linux, lavorano per Red Hat, oppure scrivono le parti dei sistemi operativi, lavorano in RAM, alla Google, ad Amazon e a gente del genere. Perché non è detto che se si studi in Italia, poi si lavora in Italia, purtroppo. Che vuol dire che parte delle vostre tasse che servono per pagare anche me, poi daranno il loro utile altrove e non in Italia. Però ne riparliamo. Allora, parte teorica. Parte del laboratorio, studieremo come sono fatte le interfacce utente. Attenzione, le interfacce utente che intendo io del sistema operativo non sono fatte con una, con mouse, clicchettini e cose varie. Le interfacce utente sono la API dell'assistant code, per me è lì la vita utente, tutto il resto è fancy. Le due parti sono altamente correlate. Eccolo. Sotto ci sta l'hardware. Poi c'è il sistema operativo. Come vedete, il sistema operativo lì ha l'accezione di kernel. Quel programma che parte quando accendete qualsiasi sistema computerizzato e rimane sempre attivo fino a quando non spegnete la macchina, non sapete un certo tipo di sistema operativo, non si pianta da solo. Allora, queste sono le librerie. Le librerie sono delle collezioni di subroutine già preparate per rendere più facile l'utilizzo del sistema. Invece, se un programmatore del sistema non usa le librerie, vuol dire che parla direttamente col sistema operativo facendo quelle che si chiamano le richieste al sistema, le chiamate del sistema, le system call. Quindi, usiamo questo, che bello, non l'avevo mai fatto questo. Lì ci sono le system call. Qui ci sono delle funzioni che rendono le system call più facili da usare. E mentre questa parte qua viene caricata al momento del boot e questa parte qua, se la volete cambiare, dovete ricompilare il kernel e fare i parti della macchina. Questo è stato il quale potete tranquillamente, se volete, riscrivere voi. Volete scrivere oppure qualcuno ha scritto una libreria che rende più facile l'utilizzo di una particolare funzionalità, usate quello al posto di quello standard e cambiate l'interfaccia. Questi sono dei tool del sistema che in realtà usano anche la libreria, che sono al contrario delle librerie non delle routine, ma sono degli interi programmi che servono per fare questo o quella operazione col sistema. Quassù ci stanno i programmi applicativi, perché se voi fermate a questa, a questo strato qua, avete un sistema no purpose, non general purpose, che non fa un tubo, cioè parte però manca manca dei programmi che servono per fare ciò che vi serve, che sono dei programmi. Allora, l'utente normalmente vede i programmi applicativi. Un programmatore di sistema è un programma che è un programmatore che non fa solo programmi applicativi, fa programmi che hanno bisogno di funzionalità che vengono dal kernel. Quindi un programmatore del sistema che cosa deve conoscere? Deve conoscere le system code e le librerie utili a fare i suoi programmi. Un sistemista, chi è un sistemista? Un sistemista è una persona che prende un sistema operativo, lo installa, lo configura, lo prepara per lo scopo
per il quale la macchina deve essere utilizzata. Perché non è che un sistema operativo vada bene per tutte le stagioni, occorre configurarlo apposta per lo scopo per cui si vuole utilizzare. E quindi il sistemista deve conoscere di più il sistema. E il progettista dei sistemi operativi è quello capace di creare un nuovo sistema operativo o modificare un sistema operativo esistente, quindi deve conoscere anche l'altro. Quel blob rosso cosa sarà mai? Dimmi invece che cos'è il blob rosso? Mangio? Va bene con questo in mano, lo uso contro la lavagna. Cosa sarà mai? Contenuto? Percorso. Noi guarderemo quelle cose contenute nel blob rosso. Mi piacerebbe, ma mi hanno così frustrato prima anno. Ho smesso la F, Prerequisiti. Non abbiamo prerequisiti formali, penso, ma abbiamo prerequisiti sostanziali. Frequenza dei seguenti corsi vuol dire aver capito ciò che si insegna in quel corso. Poi non mi importa niente se avete preso 18, 30, avete fatto uno scorso, non avete passato l'esame, perché il bravo non vi capisce, ce l'ha con voi. Voglio che abbiate capito quelle cose, perché se non le avete capite, fate meglio a bocciare, non è concedere, come fate un fanno nei campionati. Fate una retrocessione e tornate a seguire il primo anno. Perché? Programmazione, algoritmi. Voi avete studiato delle bellissime cose che sono linguaggi, algoritmi, sequenziali, interattivi. E siete abituati a vedere dei programmi che fanno una cosa alla volta. Quindi siete abituati ad avere dei programmi che e mi chiedo se si possono cantare un programma non ha niente a che vedere con Sanremo, vuol dire passare da un'istruzione all'altra e vedere passo passo quello che fanno. Dovete essere già bravissimi in quello, perché adesso complichiamo di molto la vicenda, passiamo alla programmazione parallela e concorrente. Quindi significa che avremo dei programmi che fanno più cose contemporaneamente e si devono sincronizzare, dare degli appuntamenti, e quindi la correttezza del programma non sarà più data solo dalla correttezza degli statement, ma anche dall'ordine in cui vengono eseguiti. E se fate le cose sbagliate, se scrivete un programma in maniera sbagliata, può anche funzionare bene per 10 volte, l'11ª no, non avete più il determinismo del programma, perché il tempo va dove vuole, ok? Pensate, se avete difficoltà a scrivere un quicksortamente, cominciate veramente a avere problemi, ok? Quindi non importa se avete conoscenze, avete passato l'esame o no, ma dovete saper programmare e dovete conoscere gli algoritmi. Architettura. Noi abbiamo, adesso andiamo a costruire sistemi operativi. E questa domanda? No. Potete fare in ogni momento domande, discussioni, curiosità. Non vi garantisco di rispondere immediatamente, perché non, se sto qua non è che abbia lo scibile umano in curvo, è perché mi piacerebbe stare lì, vorrei avere meno anni, ma purtroppo ne ho di più. Nella vita ho deciso di studiare queste cose perché mi appassionavano. E quindi dai, giorno dopo giorno ho acquisito una certa esperienza. Quindi se le cose le so, ve le dico immediatamente. Se avete una curiosità che non riesco a soddisfare immediatamente, per correttezza professionale, ovviamente una risposta di Federico, me lo segno, la volta prossima vi rispondo. Ma non abbiate timore, anzi, magari avete letto, visto qualcosa che io non ho visto, quindi siete voi ad arricchire a me, non c'è nulla di male. Quindi c'è l'architettura, dobbiamo andare a costruire un sistema operativo, bisogna capire, sapere come funziona l'architettura, perché andremo a parlare dell'architettura.
sono i cavalli e tra l'altro fa la quadrupe, noi giocheremo con l'architettura. Il conoscimento dell'inglese è fondamentale. Se non sapete leggere un documento tecnico in inglese, correte i pari, siete nei guai. Non farete nulla di buono se vi trovate nei guai se avete la documentazione in inglese. Documentazione seria, informatica, in italiano non c'è, soltanto. E ovviamente l'ultimo, spero di trasmettervelo, vedete, l'anno scorso mi è venuto, volevo parlare a una conferenza di didattica dell'informatica e come è sbagliata la didattica dell'informatica a scuola, anzi come non ci sia nella scuola superiore, non c'è, molti ragazzi arrivano pensando che l'informatica sia usare quattro programmi e ovviamente sarebbe come dire che cos'è il logaritmo, è quel tasto lì nella terza fila della calcolatrice e quindi è guardate la matematica. Adesso che siete un po' più grandi cioè, penso e spero che l'abbiate capito questo. E un paragone che vi lascio. Avete studiato fisica? Non è proprio teorico. Quindi, io penso che la conoscenza si possa vedere come uno spazio. Quindi, se io vi do conoscenza, vi ho spostato dal punto A al punto B nello spazio della conoscenza. Potete fare qualcosa al punto B, c'è una bella vista al punto B, ma se rimanete fermi al punto B, io non ho fatto il mio dovere. Se vi do un metodo scientifico, il metodo scientifico lo potete considerare come derivata prima nello spazio della conoscenza, vi ho dato la velocità. Quindi dal punto A andate al punto B, poi dal punto B, siccome avete il metodo, potete continuare e andare avanti. È abbastanza? No, ci vuole la derivata seconda, perché magari se avete solo una velocità, andate di moto rettilineo uniforme, magari sbattete contro un muro e pretendete di andare di là. Ci vuole la passione, ci vuole la curiosità, che sono le derivate dell'ordine superiore. E a quel punto siete veramente indipendenti sulla materia trattata. Ok? Allora, andiamo avanti e vediamo cosa ci riserva il giorno successivo. Questo è un po' il programma, introduzione del sistema operativo, poi programmazione concorrente, quello che vi dicevo, come si scrivono programmi che fanno più cose contemporaneamente, e questo serve sia per i sistemi multiprocessore, sia perché i sistemi operativi ormai funzionano su sistemi multiprocessore, sia anche se avete un sistema monoprocessore, perché è vero che fa una cosa alla volta microscopicamente, ma in realtà il sistema operativo vi dà l'astrazione di processo, quindi fa molte cose avvicellandole talmente rapidamente che sembra che le faccia contemporaneamente. Il problema è che voi non sapete in che punto andrà l'avvicinamento e quindi dal punto di vista della programmazione è completamente equivalente al fatto di avere più processori. Poi struttura interna, cos'è il kernel, struttura del kernel monolitico, kernel modulari. Poi cominceremo anche all'interno del kernel, ci sono degli strati, andremo a vedere gli strati interni e interni, quindi lo strato più basso, come si gestiscono i processi, il thread, che cos'è lo scheduling e i problemi di backlog. Poi gestione delle risorse, come si gestisce la memoria centrale, come si gestiscono i dischi, che cos'è la memoria virtuale, che cos'è un file system. Andremo a vedere alcuni casi reali, tra cui GNU Linux, Windows nelle varie accezioni,
Ovviamente con Linux potremo vederlo e soddisfare la nostra curiosità su Linux. Se avete dei dubbi, leggiamo il sorgente. Negli altri casi dobbiamo fidarci di quello che ci raccontano, perché non è dato sapersi che cosa ci sta dentro. O meglio, se volete saperlo dovete firmare una non disclosure e a quel punto è come a quel punto siete un po' nei guai, perché loro sanno che voi sapete, ma il resto del mondo non sa che cosa sapete. E quindi sarebbe una bella trovata geniale e qualcuno mi dice, ma no, era già in quel sorgente là che tu hai letto, voi potrete essere accusati ma non avrete possibilità di difesa. Quindi vi sconsiglio vivamente di prendere dei sorgenti dei quali non potete parlare con altri. Avete capito qual è il problema? Voi avete leggete un documento, però non potete raccontarlo a nessuno perché avete firmato che non parlerete mai di quello. Già questo, a me, in università non lo farò mai parlare di queste cose. Questa non è l'università di Chizio, di Cari, l'università della conoscenza. Qua non ci sono crocifissi, non ho una cosa perché sono cristiano, è una vicenda personale. Qui se dobbiamo seguire un Vangelo, il nostro Vangelo si chiama... Come si chiama il nostro Vangelo qua? Si chiama il Saggiatore. Sapete chi l'ha scritto il Saggiatore? Galileo Galilei. Ed è il padre del metodo scientifico. Quindi per caso mi leggete il Saggiatore. Ok? Perché se siete in una facoltà di scienza non sapete che dobbiamo seguire il metodo scientifico, il Saggiatore, cosa state a fare? Allora, quindi se volete mettere una foto di più, una foto, magari un dipinto di Galilei, quello ci sta bene qua, ma ok, quindi vedremo queste cose dall'esterno o dall'interno e poi guarderete qua così. Guardate che cosa avete fatto l'anno scorso? ML, schema, Python. No, Python no. Sì, quindi ce lo conoscete già. Sentite, la lezione non è per me, è per voi. Vi ho parlato della teoria di Climicola, della docenza universitaria. Dovete vedere, ormai siete cresciuti, dovete aver capito come funzionano quelle cose. Voi pagate un sacco di soldi, perché volete un sacco di conoscenza. Noi siamo stati messi qua perché appunto abbiamo esperienza, la Commissione Nazionale ha valutato i nostri lavori, hanno detto che avevamo un titolo per venire a parlare, e quindi voi dovete vederci come contenitori di conoscenza da spremere. Non è l'esame, non è il voto. Se siete qua per prendere un voto sul libretto, avete sbagliato, andate. Voi siete qua per imparare una materia e quindi potete di andare al corso di chitarra e pagare il corso di chitarra. Se il docente non vi spiega bene, dice, cavolo, ho pagato questi soldi, se il docente un giorno non c'è, o fa fulino, dite, ma quello che ti ho pagato, dovete fare lo stesso qua. Voi siete qua, infatti mi sono scusato di essere arrivato tardi, attaccherò le due ore in modo da darvi un'ora e mezza come avete diritto, perché tra due ore compartimenti sono un'ora e mezza. E quindi se non capite una cosa e state lì in silenzio sul vostro quadernino, siete, scusatemi, fessi, perché il giorno che verrà l'esame a quel punto vi ricorderete di non averla capita. Quindi non abbiate timore di bloccarvi qualvolta non vi è chiaro qualcosa. Oggi non l'ho aperta, di solito per parlare con quelli, perché oggi penso che non ci sia tanta gente che è in streaming, penso che non sapeva neanche che c'era lo streaming, di solito apro un chat, quindi se c'è qualcuno in aula collegato alla stessa chat può parlare con quelli a casa o scrivere le cose che leggo anch'io qua alla cattedra, ok?
Comunque, se no, parlate, chiedete. La conoscenza è idempotente. Sapete cos'è una funzione idempotente? Che cos'è una funzione idempotente? Cos'è? Non avete visto in analisi delle funzioni idempotenti? Dico se funzione idempotente, una funzione tale che f di f di x uguale a f di x. Questa è una funzione idempotente. Che una volta applicata potete applicarla tutte le volte che volete, non cambia più. Ovviamente se è così anche f di f di f di f di x. La conoscenza idempotente, se ve l'ho trasferita la prima volta e mi chiedete di ripetere le cose la seconda volta perché qualcuno non ha capito, chi l'ha capito la prima non è quella di disimpara la seconda. Quindi non importa se qualcuno era già arrivato, chiedetemelo, rispiego, cerco di trovare parole diverse, ok? Voglio che usciate dall'aula capendo le cose. Per questo, poi siete maggiorenni, fate quello che volete, secondo me è bene che seguiate il corso. Io vi posso dire che statisticamente in passato i compiti li correggo anonimi, quindi non è che faccio preferenze e non mi ricordo, siete tanti, non mi ricordo nomi e facce, però statisticamente poi si vede che chi segue con assiduità è facilitato nel fare l'esame, è naturale, è normale, no? Allora, in aula parleremo del linguaggio di scripting. Cos'è uno script? Che differenza c'è tra uno script e un programma? Avete scoperto? Lo script interpretato e il programma compilato. Allora, basic, Python, come lo mettiamo? Questa è un po' un'altra storia, che in realtà la differenza è solo di granularità. L'istruzione di un programma è alla granularità di un'operazione di macchina, quindi quando voi fate un programma vi aspettate di poter avere delle istruzioni che facciano somme e sottrazioni. Invece la granularità tipica di uno script è l'esecuzione di un programma. Ok? Gli script oggi si vedono in due campi diversi, complessivamente applicati in due campi diversi. Uno è da noi, sistemi operativi per fare amministrazione e gestione delle macchine. E l'altro, dov'è che si trovano altri script? CGI, vi dice qualcosa? CGI script. Vi ha detto qualcosa? Pagina web. PHP. Pagina web. Dove si usa il PHP? Quando bisogna fare delle elaborazioni server side per delle operazioni che vengono richieste via rete. Poi installazione e configurazione del sistema operativo, amministrazione e programmazione del sistema. Poi il progetto lo stiamo ancora studiando. Progetto di quest'anno, forse se ce la facciamo è una grande novità, che sarà un progetto di sistema operativo parallelo, quindi vi daremo una macchina virtuale parallela e scriverete un kernel di sistema operativo parallelo. E poi esercitazione su C, scripting e programmazione del sistema. Ecco, contrariamente ad alcuni colleghi, io non metto in calendario. Tipico dei sistemi americani è il primo giorno di lezione, si dà il calendario, il giorno X parlerò di questo, il giorno Y parlerò di quell'altro. Non ci riesco e non voglio riuscirci perché voglio avere la libertà di ripetere una lezione se vedo le facce degli studenti e vedo che non è chiaro. Di andare più velocemente su un argomento se vedo che è tempo sprecato. Quindi a grandi linee l'ordine degli argomenti si sa, ma poi lo decidiamo assieme come fare. Va bene, questo ve l'ho appena
fatto? Io rinnovo e chiedo, avete domande sulla lezione precedente? Perché mi aspetto, spero, la speranza è sempre l'ultima che muore, che mettiate a posto gli appunti tra una lezione e l'altra e andate a vedere se c'è qualcosa che non torna. Quindi nessun momento migliore che l'inizio della lezione dopo per dire, guarda, a lezione mi pareva tanto chiaro, ma sono arrivato a casa e non mi torna i punti. Non c'è niente male, ci torniamo sopra, parliamo assieme e così via. Poi c'è lo svolgimento del programma e si può intavolare discussioni se ci sono punti di vista diversi, ci sono esperienze diverse, se qualcuno vuole portare la sua visione. Ecco, il testo che più o meno seguo è quello di Sister Schatzgallin in Germania. Ne esistono 2000 versioni, è la solita frode dell'editore. Di solito con una versione e l'altra ci sono 20 righe di differenza, quindi se trovate un usato, lo prendete. Il mio consiglio è prendetelo in lingua inglese, non prendete la versione italiana. Infatti sto cercando un testo per sostituirlo che abbia la stessa qualità e l'editore mi garantisca che non farà mai la versione italiana. La versione italiana perché non dovete prendere la versione italiana? Per un numero notevole di motivi. Primo motivo: ogni persona che mette mano a un libro è umana, quindi induce una probabilità di errore maggiore di zero. Quindi se un libro è stato scritto ha già degli errori standard dell'autore che essendo umano ha messo qualche errore sparso nel libro, ma la versione tradotta somma gli errori dell'autore con gli errori del traduttore, quindi avete la probabilità doppia di trovare errori. Secondo motivo, il traduttore è una persona che svolge un lavoro e quindi deve essere attribuito. Chi lo paga? Voi, pagando un sovrapprezzo sul costo del libro. Poi, la versione italiana fa in modo che impariate dei termini tradotti e tradotti malamente. Quando poi andate a consultare il resto della documentazione che è in inglese, non riuscite più a capire che la prelazione, come qualcuno la chiama, è in realtà la pen. Tutto il mondo la chiama pen. Ok? E poi è sempre un allenamento anche quello. Quindi il mio consiglio è prendete la versione inglese. Poi, come al solito, se è maggiorenne, fate quello che volete. Tempo, un altro ottimo libro. Io seguirò il primo. Operating System Design Presentation è bellino perché ha adesso ha un CD legato con un sistema operativo completo didattico che è Mimics. Ed è un bel sistema operativo al quale si è ispirato anche Linus Torvalds per scrivere Mimics. Andrews è un testo di programmazione concorrente, ma tutti sono disponibili alla biblioteca di matematica, tra l'altro. Il primo è disponibile in molteplici copie, l'editore ogni volta che fa una nuova versione mi manda l'ultima versione per consigliare agli studenti di comprare l'ultima versione. Io quindi tengo l'ultima versione per fare un selezione di regalo alla biblioteca, quindi troverete un certo numero di versioni poi regalandoli alla biblioteca. Per quanto riguarda, non dovete comprarli tutti, testi per il prospetto, quelli sono due testi, uno mostra il regolatore, il secondo mostra un esercizio dato anni fa, che può essere esempio dell'esercizio dato quest'anno. Sono disponibili anche su Surforge, sono rilasciati con licenza Creative Commons. Se volete belli rilegati che vi arrivano per posta da come libri,
sono commercializzate da lulubook.com. Magari se lo compro uno da solo, le spese di trasporto non convengono rispetto alla pizzeria con la legatura. Se vi mettete d'accordo in più persone, siccome quello lo fai in grandi quantità, potrà essere risparmiate a prenderlo da lungo rispetto a fare una stampa e farlo rilegare in pizzeria. Stevens è il più bello che conosco sulla programmazione di Unix. E ha fatto anche un bellissimo libro sul network programming, però purtroppo Stevens è morto e quindi non è un po' più d'aggiornamento. E adesso avevo guardato che stavo riprendendo a mano questi testi per aggiornarmi, però anche questo è un ottimo libro da consultare. Ripeto, perché non vorrei essere preteso, io non dico di comprare tutti questi testi, sarebbero centinaia e centinaia di euro, ma usate le biblioteche, consultate i testi se avete bisogno. Il discorso è dotato di un sito web, lì trovate notizie, illustri, documentazione, informazioni sul corso, è un po' la nostra guida per quanto riguarda il corso. Quest'anno ho provato a mettere già da principio tutte le slide del corso, sono tutte a disposizione. Mi dispiacerebbe vedere tonnellate di carta del laboratorio utilizzate per stampare luci, stampate da casa vostra, per cortesia, o portate una copia in copisteria e. Allora, queste sono le lezioni, ci vediamo martedì, giovedì, 8:30 di circa mezz'ora, e invece il mercoledì a medicina legale, ok, dov'è medicina legale? Lungo via Nerio, superate via dell'Oasis, quella che è di fronte a via Filiporetti. Il primo palazzo a sinistra è in realtà il lato posteriore della Pinacoteca. Il secondo palazzo a sinistra è medicina legale. Non c'è più l'obitorio, l'obitorio l'hanno spostato. Anni fa c'era una lezione e c'era proprio l'obitorio. Non so se hanno ancora i figuri per il solito, ma possiamo tenerci lì. No, scherzato, quando facevo lezione anni fa, è ancora un'aula formato antico, un po' come questo, devo dire, dove c'è il fatto del docente, il fatto degli studenti, ma anche solo poi il sipario e tutto. Ma c'era proprio uno studiolo all'atto dove il professore poteva preparare la lezione prima di entrare in aula. E lì c'era l'ascensore che veniva su dal piano di sotto e c'erano i camici per la tossire. Vabbè, non c'è più, quindi non abbiamo questo problema. Ah, non so se l'ho messo. Sì, l'ho messo. Ricevimento sincrono. Di persona o anche via telefono, per se non riuscite a venire a Bologna a quell'ora vi ricevo anche via telefono, potete telefonare al mio numero dello studio, ok, non c'è lezione, questo. Ed è, l'ho diviso in due, perché se notate il vostro orario, io parlo per quelli che fanno veramente il secondo anno, non riesco a fare, a calcolare quelli che hanno un esame al primo, un esame al terzo, quelli che fanno il secondo anno, dalle 14.30 alle 15.30 del mercoledì e dalle 13.30 alle 14.30 del giovedì,
non hanno lezione. Era ovvio che non mi chiedessi di fare, di venire al ricevimento marinando le lezioni di un collega, però non ho trovato due ore intere per fare questo, o meglio, se lo facevo li condannavo di digiuno, perché erano le due ore fare le lezioni della mattina e la lezione del pomeriggio. Allora ho organizzato in questo modo. Non ho detto che dopo una mia lezione la ce l'ho io, e quello è il problema. Anche il termine delle lezioni, cioè se dopo una lezione avete una domanda, una curiosità, se c'è tempo lo facciamo. Via mail sempre. Potete trovarmi in giro su Freenode in IRC, per internet relay chat. E se sono lì potete scrivermi se volete. Mi piace anche questo, ma diciamo se salta sul mondo c'è anche questo, ok? Il giorno della scadenza salta il sistema, non sapete come fare a consegnare le cose. Utilizzate quello. Ok? Esiste un newsgroup, avete usato l'anno scorso il newsgroup, unico CSSO. La discussione avviene tra gli studenti con la supervisione del docente. Il ricevimento dovrebbe essere utilizzato per problemi del singolo studente. Se è un comportamento sbagliato, non ho capito l'argomento della lezione, ma dal ricevimento non lo posso spiegare. No, non è possibile, anche perché pensate, dovete farlo sempre. Se tutti gli altri si comportassero come me, funzionerebbe il sistema, reggerebbe il sistema. La risposta è no. Se non avete capito un argomento di lezione, non venite al ricevimento. La lezione dopo lo chiedete in aula, in modo che la spiegazione sia per gli altri anche. Avete un problema sul lavorato di laboratorio? Chiedere in aula, potete scrivere sul newsgroup e sul newsgroup potete trovare i colleghi che vi danno risposte. La partecipazione del newsgroup, se serve ad aiutare i colleghi, viene valutata positivamente. Ok? Le persone si vedono quelle attive sul newsgroup, ma non quelle attive nel corso. Ecco qui il programma dello studente problematico. Ecco, siamo arrivati per tutto. Ho dubbio, legge il regolamento, cioè il regolamento del corso, che è sul sito web. Ci sono anche le faculty answer questions, che non vanno mai pronunciate in acronimo, no, così. Legge i post passati. Quindi può darsi che quella cosa l'abbiamo chiesta 3 giorni fa, 1 mese fa, quindi se leggete il post magari c'è già la risposta per quello che direte. Se il dubbio non è nel frequently answered questions, regolarmente quando parlate in italiano, le parole in inglese vanno in tutta la forma singolare. Pagine 1 dice ci sono 4 bars in questa strada, così non deve dire files, directories, si parla in italiano. Regolamento o news, che non è plurale, è news singolare, ok? Se il dubbio è personale, scrivo una mail al docente, vado al ricevimento, altrimenti mando un post sul mio gruppo, attendo un collega un po' che risponda, oppure lo chiedo a lezione. Ok, quindi avete l'algoritmo dello studente problematico. Gli appelli fragisti sono 6. 6 e mezzo. Nel senso che la tradizione è questa. Ci sono 3 appelli nella sessione estiva,
sento che finisce la frase il corso e quindi già anticipiamo il primo appello a inizio di giugno, fine giugno, luglio. Perché? Perché voglio darvi la possibilità di togliere lo scoglio del sistema operativo più presto che si può. Poi c'è una nella sessione finale. Storicamente avevamo provato a metterne due, ma è inutile fare un appello del primo settembre, mi trovavo con uno studente, due studenti, e era sprecare un appello. Quindi uno a settembre e altamente sconsigliati due nella sessione straordinaria, gennaio e febbraio 2000. Scusate se ho sbagliato le date, 11 e 12. Ok? Copia e incolla, fate pure. Allora, due nella sessione straordinaria che sarà gennaio e febbraio 2012. Perché sconsigliato? Perché vi trovate a studiare un corso del secondo anno mentre già dovete studiare i corsi del terzo, quindi fate confusione, fate, va a finire che non finite per bene il corso. Non sono previsti altri appelli, non provate neanche a chiedermi, non verranno dati, non sono mai stati dati altri appelli. C'è però una facilitazione, che è meglio subito dopo, ma ve lo dico già da ora. La parte scritta della le esercitazioni scritte del corso saranno anche oggetto di compiti durante l'anno, due compiti durante l'anno, uno prima di Natale e uno a metà di solito prima di Pasqua. Questi compiti, se fatti in modo positivo, sostituiscono già gli scritti, quindi vi trovate praticamente con gli scritti già fatti al momento della pelle. E quindi se siete fatti per bene e studiate, fate esercizi, l'esame viene molto semplificato. Ci sono due prove scritte, una prova orale, un progetto e una prova pratica. Queste sono tutte le prove del corso. Le due prove scritte in realtà sono uno scritto diviso in due parti. Vi do un sacco di tempo perché non voglio che sia il tempo quello che vi vincola. Non voglio mai sentire qualcuno che dica sapevo farlo ma non ho avuto il tempo di finirlo. Quindi per due motivi. Uno per quello, due perché così avete più possibilità di separare la complessità. Vi è uscito bene la prima parte, la mettete in cassaforte e se è riuscita male la seconda, rifate solo quello, non rifate tutto. L'ho divisa in due, quindi due prove scritte, che una è quella che si fa a dicembre, una è quella che si fa a Natale, una è quella che si fa a Pasqua come compito durante l'anno. O negli appelli, che solito prendo l'aula la mattina per la prima prova, il pomeriggio per la seconda prova. Il progetto di laboratorio lo fate durante l'anno, ed è appunto questa scrittura di un CERN, di un sistema operativo didattico. E poi alla fine facciamo una prova pratica in cui siete dei piccolo programma che però utilizzi funzionalità del sistema e uno script direttamente in laboratorio. Quindi queste sono le prove del corso. Le due prove sono programmazione concorrente e parte generale. Le due prove nell'appello si svolgono lo stesso giorno, ma mai separati. Potete scegliere di partecipare a una, entrambe le prove, vostra scelta. Però non è un gioco a rialzo. Se decidete di partecipare a una prova, nel momento in cui ricevete il test della nuova prova, perdete ogni voto precedente su quella prova. Quindi, se prendete un voto sufficiente, ma non vi vedete rappresentati da quel voto, siete convinti di valere più di quel voto, tornate
fare lo scritto, ma dovete rivendicare lo scritto precedente, ok? Questa politica anche in caso di ritiro la può spiegare il motivo del anche in caso di ritiro? Se uno consegna è logico che perde ogni prova precedente, ma in caso uno si ritiri per quale motivo perde? C'è lo studente che gioca come dire, gioca a rialzo, che tenta la fortuna con i testi, studia tre cose e viene a dare l'esame fino a quando non gli arriva la cosa che ha studiato. Allora, quello non è uno studente ideale. Prende un voto stiracchiato e dice proviamo se questa volta mi ha fatto bene. Non è quello, cioè uno deve studiare e essere convinto di fare le cose. Ok? Quindi per quello, se uno viene, ora deve decidere il luogo mi rappresenta o no. Se mi rappresenta la mia conoscenza, sono convinto di riuscire da 18 24 e ho preso 18 24, va bene, tengo quello e vado avanti. E la propria mia giornata devo la prendere, ho chiamato a campare perché ho preso un 18 stiracchiato, ho 17, però ho detto che anche con 17 posso andare avanti. Però, cavolo, io ho studiato un sacco di tempo, butto via 18 e faccio vedere quanto vado. Ok, questo è l'idea. Ma dopo, per accedere all'orale è necessario conseguire una votazione sufficiente, di solito 18 su 17, possiamo discutere, sapete, in tutte le prove 17, 17, 17, 17, comincio a tentennare un po'. E lì a posto. La politica dopo forse è ancora più problematica. Le prove durante il corso ci sono studenti in debito d'esame, cioè sono studenti dell'anno accademico 2009-2010 che verranno a dare l'ultimo appello possibile in gennaio-febbraio 2011. Questa esercitazione, l'esercitazione di dicembre, non è per loro. Loro avranno i loro appelli a gennaio-febbraio, che non sono per voi. Le esercitazioni durante l'anno sono per voi che siete nel 2010-2011 e gli appelli di gennaio-febbraio per gli altri. Quindi, se passate le prove di dicembre e di Natale Pasqua, alla fine avete lo scritto fatto. C'è una regola in più per che questa l'abbiamo dovuta mettere ancora qua nel corso alla LMZ, perché c'era un fenomeno che mi disturbava molto e ci disturbava molto anche al collega che insegnava l'LMZ. Quello che succedeva era che il giorno della correzione dei compiti, le persone che avevano preso voti sufficienti o addirittura voti eccellenti erano in aula per fare la correzione. Gli insufficienti se ne stavano a casa. A casa di la correzione sarebbe proprio chi ha sbagliato, per capire come ha sbagliato e vedere come si faceva l'esercizio e migliorare. Allora abbiamo inventato questa regola. La correzione del compito viene fatta il giorno stesso del compito. Correzione significa io alla lavagna vi propongo una soluzione possibile dell'esercizio. Questa è la correzione. Andare a vedere quali errori avete fatto e dargli un voto è la valutazione dell'esercizio, del vostro compito. Quindi la correzione è una cosa, la valutazione. Quindi non è che vi correggo i compiti vostri di seduta a stanze, vi do la soluzione, una soluzione. Se prego, scusi, sono strani, sistema operativo. Se ah.
però la lezione che è in italiano o la preferite in inglese? Lei sì, forse anche lei, però giorno che iranno i tenendo in inglese faccio un inglese. Allora pensavo che vi faccio vedere una soluzione e poi c'è questa regola: potete ancora ritirare, se uno prende un voto positivo prende un voto positivo, se prende un voto insufficiente prende un voto insufficiente, ma lo studente che nonostante la correzione non riesca a capire che il compito è totalmente sbagliato, quindi verrà valutato con un voto inferiore ai 10 trentesimi e non si ritira, perde 2 punti nel compito successivo. Quindi dovete non solo stare in aula, stare attenti, capire la correzione, perché se non capite che avete sbagliato completamente venite penalizzati. Ok? Questo serve, l'abbiamo studiato proprio perché per le persone vengano, anche perché mi capitava di correggere dei compiti, mi capita ancora purtroppo, ora se voi avete una variabile, tanto per farvi un esempio, che compare come condizione di un if una variabile, quella variabile non è mai stata inizializzata, non è mai stato cambiato valore, non compare in nessun altro punto del programma, vuol dire che altro che retrocessione al primo anno, dovreste, sarete meritevoli di una retrocessione in, non lo so, incapacità di intendere volere. Ok. Questa regola non vale per in interna. E quando è che invece, ecco, vedete il vostro elaborato con le correzioni in rosso? Per in interna, per i compiti durante l'anno, è una lezione del corso. Una lezione del corso, io vengo con il pacco dei compiti e vi faccio vedere, perché ovviamente ognuno di voi deve avere visione degli errori che ha compiuto. Per quanto riguarda invece gli appelli, il giorno dell'orale, prima di far svolgere le cose orali, io do i compiti alle persone. Prego. Come saranno, ad esempio, un giorno di giugno ci sarà una prova la mattina e una prova pomeriggio, ci sono due liste per l'escursione, è stato bene la prima, ha sbagliato la seconda, la mattina non si presenta solo pomeriggio. Capite l'idea di separare prove per rendere più facile? Il giorno del programma, una cosa fondamentale, io ammetto ogni tipo di dialogo sugli errori che ricorrevano. Non hai visto che l'esercizio l'ho messo qua di fianco nell'ultima pagina e tu non l'hai visto, quindi mi hai detto che non ho fatto l'esercizio perfetto. Viene cambiata la valutazione perché è umana, io posso non vedere, non accorgermi di qualcosa. Però l'attribuzione, tipo di errore, valutazione, cioè manca una sincronizzazione che ho decurtato 5 punti, quella non è soggetta di istruzione, ok? Di solito, tanto per dire come correggo, correggo esercizio per esercizio tutti i compiti che rimano. Io ho visibilità della sola matricola dello studente. Correggo gli esercizi, do dei codici ai tipi di errore, poi ho un foglio elettronico che mi associa ogni codice di errore alla valutazione. Quindi non è perfetto questo mondo, ma cerco di essere più che riesco oggettivo nei voti che do. Ok.
Chissà se qua quello che vuole dire ora. Allora, nella prova di concorrenza, prova di programmazione concorrente, dovete scrivere un programma, alcuni programmini concorrenti. Capacità di ragionamento e risoluzione di problemi. In questa prova potete portare dietro tutto ciò che volete. Non computer, perché non riusciamo a controllare le varie interfacce wireless di vario tipo, ma se volete portare appunti, libri, quaderni, potete portare ciò che volete. Questo vi deve far capire che non vi viene chiesto qualcosa che trovate sui luci o sul libro, vi viene chiesto di ragionare. Invece la parte generale, siccome come vediamo dopo posso sostituire l'orale, in quella parte avete solo penna e foglio. Nella prova pratica di laboratorio, quando dovete scrivere con gli script, avete accesso alla vostra home, potete anche consultare Google, quello che volete. L'unica cosa che non potete fare è fare comunicazioni criptate a partire da macchina, cioè dire al registro di traffico che passa dalle macchine se ci sono delle comunicazioni SSL che escono dalla vostra macchina. Vi annuncio, ma se volete andare in giro per Google, perché di solito programmatore io non voglio, io stesso non mi ricordo a memoria tutte le sintassi del system code, vado, faccio man, cerco documentazione. Dovete trovarvi a lavorare come lavorereste a casa vostra. Però, e qui si viene alle note dolenti, vabbè, c'è il scripting, i Python, quest'anno, programmazione del sistema, ci fa un laboratorio, mi consegnate tutto tramite email. Però, allora, sto lavorando, poi rimorzerò. Se avete fatto tutte le prove, quindi, gli scripting, laboratorio, la pratica, il progetto durante l'anno, la pratica, facciamo una media pesata, contano lo script, la media degli script conta il doppio rispetto all'elaborato di laboratorio e la prova pratica. Se avete preso un voto minore di 24, potete chiedere che venga registrato quello. Se avete preso un voto maggiore o uguale di 24, potete chiedere che venga registrato, ma vi resistono 23. Perché per dare un voto maggiore o uguale di 24, per me sono i voti belli, voglio vedere in faccia la persona e fare una chiacchierata sul sistema operativo. Ok? Attenzione, l'orale mette in discussione il voto, può alzarlo, potrebbe anche abbassarlo. Perché dipende se mi dimostrate che conoscete la materia o no. Quindi l'orale è facoltativo, però senza orale si prendono voti solo fino a 23 compresi. Progetto, in realtà ne esistono due. Esiste un progetto che facciamo insieme durante l'anno, facciamo, discutiamo la specifica, cioè diventiamo come un gruppo di sviluppo, quindi anche educativo dal punto di vista del lavoro. Domani dovreste fare un gruppo di sviluppo di un termine di sistema operativo, di un altro progetto, lavoriamo insieme, tiriamo fuori quelle che sono le problematiche che emergono, discutiamo insieme le metodologie. Un po' come se fossi il responsabile di un progetto e volessi attivare i gruppi che lo stanno facendo. Le consegne sono a gennaio e febbraio, di solito prima della pausa degli esami, cioè il compitino,
prima dell'inizio nuovo delle lezioni c'è la consegna del progetto e la prima parte e a giugno-luglio la seconda parte. Esiste anche un progetto libero che di solito assegno a luglio per quelli che non riescono a fare il progetto fidato ma non riescono a seguirlo, mentre questo progetto lo seguo in aula, lo discutete assieme, lo discutete con il suo gruppo e i colleghi, quell'altro quello dovete fare per conto vostro. Quindi l'unico modo che avete è poi trovarmi a ricevimento, siccome di solito sono persone che cominciano a luglio, trovate in chat quando sono disponibili, di agosto, prego. Una domanda sulle consegne del progetto, come fa ad essere diviso in due parti? Cioè nel senso è lo stesso progetto, la prima parte sarà un progetto incompleto, quindi deve già funzionare, cioè... Strati. Ah, ok. Siccome dovete ambientare su questo ambiente, su questa macchina, questo emulatore che vediamo, che emula un processore MIPS, nella prima parte dovrete scrivere delle strutture dati che poi serviranno al kernel, e queste strutture dati non hanno una diciamo un'alta valenza per quanto riguarda la scrittura di kernel, ma sono le strutture dati che serviranno per kernel. Ma intanto ci carichiamo in uso dello strumento, degli strumenti di debugging, modalità in cui dovete presentare le cose. È anche vero che anche lì la media è pesata e vale meno la prima parte della seconda, in modo che se uno anche non avesse capito bene come fare la prima parte, non è che poi si gioca il voto, ok? Al limite uno potrebbe anche non consegnarlo affatto la prima parte, però ovviamente viene penalizzato, ok? Quelli che di corsa a febbraio non passeranno l'esame e quindi si devono reinserire nel corso di quest'anno, arriveranno l'anno prossimo, se ce la fanno rincorrendo e presentando a gennaio e febbraio la prima fase, se non ce la fanno arriveranno a giugno, perderanno la valutazione della prima fase. Siccome è minore, se fanno bene la seconda. Il progetto vale un anno, cioè l'idea è vado per anni interi. Adesso incominciamo il corso, questo corso finisce a febbraio 2012 con gli esami. Se a febbraio 2012 non l'avete superato, voi tornate a seguire quello dell'anno prossimo, non lo sopprassate ancora, quello dell'anno dopo e così via. Perché questo? Per evitare, qui magari ci sono delle date che sono rimaste indietro di un anno, per evitare che ci siano parassiti, persone che si aggregano ai gruppi e poi non fanno niente. Perché il progetto è parte sostanziale, anche perché diventava assurdo tenere la contabilità di persone che avevano fatto 8 anni fa il progetto. Quindi, e anche per venire incontro alla riforma precedente dell'università, quella che era malino e non malissimo come stanno facendo adesso, e che vuole che lo studio sia sincrono. Il programma è quello dell'anno corrente, quindi non potete venirmi a dire ma io ho seguito 3 anni fa, anche se faccio l'esame quest'anno, quindi quella cosa non l'avevo spiegata. Se voi non avete fatto a febbraio il corso, diventate studenti dell'anno dopo e studiate quello che ho spiegato l'anno dopo. Per esempio l'anno scorso non c'era Python, quest'anno ci sarà Python, chi viene da giugno in poi mi viene a parlare di Python, ok? Sbagliato click, usare il mouse a puntare. I lustri sono coperti dalla FDL, prego. Se i gruppi sono necessariamente da 4. Massimo 4, meno 7 e più il carico viene. Quello che vi consiglio per i gruppi, scegliete persone che abbiano tempi, modi e luoghi comuni.
tempi, perché capita che nel gruppo ci sia quello che vuole fare prima, quell'altro che vuole fare dopo, e non ci si trova. Modi, perché occorre anche trovarsi come modalità di lavoro. Luoghi, vedo tanti gruppi che si incontrano perché riescono a lavorare in luoghi comuni, persone che vengono in treno dalla stessa località e quindi riescono a utilizzare spazi e tempi di trasferimento per discutere soluzioni. Ok? Di solito i gruppi coesi sono quelli che vanno meglio. Non so perché, però tu non ci pensa a fare il pastore senza pastore. Ok? È permesso stampare questi luci copiati, è permesso modificare. Cosa non è permesso? Togliere la riga di copyright non è permesso, quindi dovrete sempre dichiarare che quei luci li abbiamo fatti, vengono usati anche in altre università e non luci. E rimuovere ovviamente la licenza, questo non vi è permesso, quindi è conoscenza, è software libero, software conoscente vi viene dato. Dovete rispettare la licenza, no? Libero non vuol dire fare il domenica, ha le sue regole e dovete rispettarle. Se non le rispettate, chiamo Carlo Piana, è riuscito all'Arctrust a succedere uno quanti milioni di euro a una ditta e quindi riuscirà anche con voi a fare pagare il danno. Ecco, questo è importantissimo. Sono disponibile a discutere tutto, a parlare con voi, a vedere di mare ciò che c'è da allenare, a riconoscere ciò che avete fatto. Su una cosa però non transigo: una, se giocate pulito andiamo d'accordo, appena le scordo giocare sporco, a quel punto divento ministeriale, divento, applico regole con i punti e le virgole e divento tremendo. Quindi, quando fate gli scritti avete le colonne, quindi io so in che punto eravate per seduti in aula. Se nei posti vicino compaiono degli scritti troppo simili, notate che non siamo, prima vi ho detto che io vi do una soluzione. Perché non è che stiamo facendo gli esercizi della scuola dove c'è il risultato fra parentesi quadre, se viene 42 è corretto, se viene qualsiasi altro numero è sbagliato, no? Qui dovete metterci la vostra creatività, la vostra fantasia nel scrivere cose. Vi informate una persona creativa. Non è possibile che due seduti a fianco abbiano avuto la stessa creatività. E quindi io, non potendo sapere chi è l'autore e chi è il furbo, faccio pezzi tutti e due. Di solito poi li metto anche al pubblico l'udente pubblicando via web la copia scandalizzata del compito. E a quel punto lo stesso dicasi per i progetti. Esistono, direi, 15 persone che l'anno scorso hanno perso tutto e devono essere qua in giro perché erano in ritardo e hanno preso sorgenti di altri e le hanno consegnate cambiando i nomi delle variabili, queste cose pratiche. Ma non passano i controlli di antiplagio. E quindi abbiamo dimostrato che venivano dagli stessi sorgenti e quelli tornano a seguire. Anche se hanno dato degli scritti, cioè quando con il gioco pulito ci mettiamo d'accordo, con il gioco sporco non c'è nessuna pietà. Anche perché non serve a niente. Chi viene a sorpreso parlare mi ha invitato a lasciare l'aula e presentarsi al prossimo appello e viene realizzato come se avesse fatto gravemente insufficiente, quindi fermi due punti al prossimo appello. Se poi scrivo, se viene copiato materiale, potete parlare tra voi, scambiare idee, ma scambiare le idee non vuol dire copiare il soggetto, ok?
perché comunque mi mette in un'aula a scrivere ora, che ne so, un soft per selezione, tutti, e avrò n soft per selezione completamente diversi. Non avrò lo stesso programma scritto n volte. Ok, classe di gruppi viene punito con l'annullamento dell'intero progetto, come è successo? I lucidi non sono un pezzo, i lucidi, come vedete, mettono l'indice indicatore, mi forniscono l'indice di quello che devo dire, è un promemoria per me, deve servire anche a voi come indice di ciò che dovete imparare. Ma non studiate i lucidi. I lucidi potrebbero venire annotati, cioè durante la lezione stampate i lucidi da un lato del foglio e dall'altro scrivete la spiegazione. I lucidi da soli non vi danno la conoscenza. È come dire, conosco quell'argomento perché ho letto l'indice del libro. No? Sento l'indice di un libro. Altre cose che sono pubblicate sono i compiti passati, quindi potete, non riciclo mai i testi, sono, ogni volta sono testi originali, per cui avete a disposizione decenni ormai di compiti dei sistemi operativi, quindi potete vedere i testi, provare a farli, ma adesso appena imparerete come fare. E sono un esercizio preziosi. Alcuni mi commentano non c'è la soluzione. Non c'è la soluzione perché dovete costruirla voi. Magari confrontarvi fra colleghi a vedere chi è riuscito a trovare la soluzione a quell'esercizio. Se ci fosse la soluzione, fosse la soluzione, proverei, mi è capitato una volta che avevo fatto degli esercizi in aula, che ho trovato copiato, come a concorrenza avete i vostri punti, copiato come risultato, come risoluzione di un esercizio, esattamente ciò che avevo fatto a lezione, solamente perché i due esercizi prevedevano che il personaggio fosse un bambino. Quindi il ragazzo non aveva neanche letto il ragazzo in senso lato, nel senso che non è ragazzo, ragazza, l'italiano in generale vuole il maschile per dire il genere. Aveva letto barbiere, avessi un esercizio che c'entra con barbiere, copio tutto. Allora, per evitare che succedano queste cose, non vi do le soluzioni. Le vedremo man mano in aula, anzi le vedremo insieme. Quando, prego un attimo, ho visto in aula, vi chiederò di partecipare a fare voi le soluzioni. Perché? Perché così dalle vostre dubbi nel risolvere gli esercizi vedo ciò che è chiaro, ciò che no. Prego. Nel caso dovessimo decidere di esercitarci con i testi degli esercizi presenti sul sito e non fossi più sicuri del perché l'esercizio non viene o viene a lezione, durante le lezioni, infatti di solito chiedo agli studenti di mandarmi, come mai prima, un elenco degli esercizi dove hanno trovato difficoltà e ne discutiamo qua insieme, non è un riferimento, ma no, che la difficoltà venga risolta insieme anche per altri che possono avere lo stesso problema, ok? Sono fatte le 10:30, avete altre domande? Altro abbiamo fatto solo cose organizzative, spero che vi sia chiaro. Mi piace che le regole del gioco siano chiare fino a questo giorno, in modo che così non ci siano problemi. Da domani ci vediamo e domani cominciamo a parlare di che cos'è un sistema operativo e cominciamo anche a parlare di storia del sistema operativo. Come nella vita
Dove siamo oggi? Dove troviamo? Guardate il film.